Buongiorno, benvenuti a questo nuovo dialogo. Il tema oggi è di dialoghi sul futuro, nulla sarà come prima, è il tema delle competenze. Abbiamo con noi ospiti, due illustri ospiti che sono Elisabetta Romano e Giorgio Ventre. Elisabetta Romano è l'amministratore da agosto del 2020, l'amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle. Possiamo dire che è l'azienda che lavora in ambito internazionale del gruppo TIM, è quella che fornisce servizi globali di telecomunicazione avanzata in ambito internazionale. Credo, se non sbaglio, che avete uffici in 41 paesi del mondo, se non ho letto male, ma insomma una cosa del genere. Quindi un'azienda sicuramente, una delle aziende più globalizzate italiane. Elisabetta, mi permetto di darti del tu, l'abbiamo scelta perché è una delle maggiori esperte nel campo delle telecomunicazioni, TIM Media, ha vinto riconoscimenti anche dal Department of International Trade britannico, quindi abbiamo studiato, quindi siccome oggi è il tema delle competenze, volevamo una persona che non solo avesse uno sguardo sull'Italia, ma avesse uno sguardo anche sul mondo. Cosa dire di Giorgio? Giorgio, vabbè, lo considero uno dei grandi amici della Megafair, della Camera di Commercio di Roma. Giorgio è il direttore scientifico della Apple Developer Academy, diciamo, con una sua grande abnegazione ha portato questa iniziativa a Napoli, aiutato ovviamente dalle istituzioni, dalla forte presenza delle istituzioni locali. È professore ordinario e direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie delle Informazioni alla Federico II di Napoli, presidente del Consiglio di Amministrazione di Campania Nuissi. Diciamo che Giorgio e l'innovazione vanno a braccetto, quindi da questo punto di vista non posso dire altro perché non mi dilungo. Lascio la parola al presidente Tagliavanti per l'inizio del dialogo. Presidente, a te la parola. Grazie, per prima cosa un saluto ai nostri gentili ospiti ad aver accettato l'invito a questa iniziativa a cui noi teniamo molto e ovviamente un saluto a tutti gli amici che sono collegati. Perché noi teniamo molto a questa iniziativa? Perché volta per volta affrontiamo un tema che consideriamo strategico per quanto riguarda lo sviluppo in particolare della nostra città, e tutte le volte che affrontiamo un tema che riguarda lo sviluppo della nostra città, ci impattiamo nel futuro. Nel senso, ci troviamo in un momento dove, come dico io, non siamo noi che andiamo verso il futuro, ma è il futuro che arriva a grandissima velocità verso di noi. E quindi in qualche modo dobbiamo porre, e anche abbastanza rapidamente, in campo azioni per poter essere all'altezza di questi momenti straordinari. Oggi affrontiamo uno dei nodi dolenti del nostro sistema paese, che è il tema delle competenze. Voi sapete che le Camere di Commercio italiane hanno un osservatorio per quanto riguarda l'andamento del mercato del lavoro, che si chiama Excelsior. Ad esempio, per quanto riguarda la città di Roma, ogni anno questo osservatorio ci dice che c'è una domanda di lavoro di almeno 100.000 persone a Roma, che sarebbe un buon turnover. Però purtroppo già nel momento in cui l'Excelsior ci dice che le imprese hanno quel tipo di domanda di occupazione, noi già sappiamo che almeno il 30-35% non lo troveranno. Quindi evidentemente abbiamo un tema importante delle competenze, vuol dire come fare in modo che in Italia si possa arrivare a offrire al sistema economico italiano le competenze. Questo è un po' il tema di oggi. Anche se io oggi parto subito con una domanda a Giorgio Ventre, il quale a causa della sua importante esperienza, quella dell'Apple Academy, ha fatto, come dire, sussultare un po' tutta Italia, nel senso che noi siamo abituati, ahimè, noi centro-meridionali, tutte le volte che si parla di innovazione, di cose molto importanti, di multinazionali che guardano all'Italia, eccetera, eccetera, raramente si scende sotto il Rubicone, diciamo. In genere queste
si vede in Milano in grande spolvere, qualche volta a Torino, eccetera. E noi abbiamo invece colto, ma questa è diventata di per sé una notizia adesso, al di là del fatto che sia stata fondata l'Accademia a Napoli, il fatto che venga fatta a Napoli, diciamo, quella è stata la vera notizia. Allora, siccome noi l'abbiamo colta molto positivamente, perché è stata una di quelle notizie che rompe gli schemi e quindi che ci dice anche che l'Italia in fondo è diversa da come appare. Ecco, la prima domanda è: come è stato possibile? Diciamo, come sei riuscito a creare questo miracolo? Ovviamente anche noi romani siamo molto attenti alla tua risposta, perché anche noi siamo alla ricerca di miracoli. Allora, Esatto. prima di tutto io saluto, ringrazio per l'invito, saluto il Presidente, saluto Massimiliano ed Elisabetta e chi ci sta seguendo. Allora, domanda, diciamo, impegnativa. Allora, la storia in realtà è, diciamo, nasce da un'iniziativa chiaramente politica, nel senso che c'era stata questa visione, di lavorare come paese, come Italia, con Apple, per far sì che, diciamo, Apple potesse essere, devo dire, la prima tra le grandi multinazionali digitali a fare un investimento significativo in Italia. Questo deriva comunque dal fatto che tantissimi italiani lavorano nel mondo in posizioni di responsabilità su grandi aziende, grandi multinazionali. Elisabetta è un esempio, il suo curriculum lo dimostra, ma nel caso specifico di Apple, ricordo, diciamo, Luca Maestri, che è il Chief Financial Officer di Apple, e che è un italiano che si impegna davvero per fare in modo di portare, di far emergere questo potenziale dell'Italia come sistema paese, diciamo, come protagonista nel mondo del digitale a livello globale. Ora, il problema è stato chiaramente poi meritare questa fiducia e far vedere che effettivamente il progetto poteva essere portato a casa. Noi abbiamo fatto un gruppo di lavoro, come peraltro molto carinamente Massimiliano ha ricordato, era un gruppo che lavorava a 360 gradi su tutte le tematiche, e peraltro coinvolgeva non soltanto l'Università di Napoli, ma anche i soggetti territoriali, in particolare la Regione Campania. Quindi la nostra intuizione è stata quella di far vedere ad Apple che c'era un commitment molto condiviso, che riguardava tutti gli aspetti, dalla sede dell'Academy alla possibilità di inserire in maniera innovativa il curriculum nell'ambito di quello che comunque è l'offerta didattica della Federico II e delle altre università della Campania, una grande volontà di collaborare a immaginare un nuovo modo di fare la didattica, diciamo, e così via, fino ad arrivare addirittura anche a quello di offrire agli studenti che poi si iscrivono alle accademie delle borse di studio, indipendentemente dal fatto che siano campani o italiani, appunto. E quindi noi, grazie alla Regione Campania, riusciamo ad offrire borse di studio anche ai ragazzi che vengono da tutti i paesi del mondo. Questo è stato poi, diciamo, nonostante quello che si dice, nel Mezzogiorno e in Italia riusciamo a mantenere la parola. Avevo dato la parola che in 4 mesi avremmo dato una sede all'Academy. Abbiamo poi, diciamo, allargato questa sede nell'anno successivo, quindi siamo passati da 2.000 metri quadri a 4.000 metri quadri, sempre mantenendo al studente il rispetto dei punti, e questo chiaramente perché è stato un lavoro di squadra che co ha coinvolto anche il rettore di allora, che era Gaetano Manfredi, che poi è diventato ministro e che, diciamo, è stato parte fondamentale di questa iniziativa. Io credo che la lezione che emerge, e devo dire, quindi ne approfitto per fare a te, Presidente, i complimenti per questa iniziativa, è l'esigenza di lavorare insieme, cioè l'università, le aziende, gli enti territoriali, chi si occupa diciamo, di governance dei territori. Se si lavora insieme si raggiungono risultati notevoli, e si riesce anche a far vedere un'Italia che non è la solita Italia, ma un'Italia che è in grado di rispettare i tempi, di fare innovazione e di proporre qualcosa di divertente. Grazie, anche io sono un fautore come te della collaborazione, tra l'altro ce l'abbiamo una reciproca, voi siete sempre graditi ospiti all'Accademia
alla Megafair, noi siamo insieme a voi l'hackathon che tutte le volte si lavora, quindi c'è questo asse, chiamiamoli Napoli-Roma, che probabilmente dovremmo infittire un po' di più, perché in fondo sono due città, due grandissime città che ormai ci dividono soltanto un'ora e qualche cosa in più di treno, e quindi meriterebbero, diciamo, probabilmente anche un'alleanza proprio sul terreno dell'innovazione, quindi non sul terreno del cibo, non sul terreno dell'arte, diamole tutte per scontato, del bel vivere o del sole, che sono tutte cose che diamo scontate e per fortuna non mancano in nostre città, ma proprio sul settore dell'innovazione. Quindi questo, secondo me, è una buona cosa. Io adesso passerei a fare una domanda alla dottoressa Elisabetta Romano, sfruttando proprio una delle caratteristiche che è stata prima ricordata, il suo punto di vista globale. L'innovazione e la digitale, le tecnologie sono la caratteristica fondamentale della globalizzazione, quindi diciamo nessun paese ne viene influenzato, ma nessun paese in teoria non ne può approfittare. Quindi anche l'Italia, diciamo, è vero che abbiamo dei contraccolpi, però anche noi possiamo in questo campo dire la nostra, anche se l'Italia ha quello che viene chiamato il famoso ritardo digitale. Cito soltanto un dato, che le competenze digitali degli italiani è al 42%, mentre l'Europa, senza andare molto lontani, è al 58%. Quindi, essendo il terzo paese in termini di capacità economica dell'Europa, vuol dire che evidentemente siamo in un grave ritardo. Allora, io le volevo chiedere, dal suo punto globale, e quindi ci saranno stati anche altri paesi in ritardo che invece hanno recuperato, diciamo, ecco, qual è il motivo per cui noi siamo in ritardo? Che cosa possiamo fare per recuperare? Se esiste un modello in giro per il mondo che magari questo l'ha fatto e può essere utile per noi per recuperare diciamo, queste nuove competenze. A lei la parola. Allora, grazie, ringrazio anche io ringrazio per l'invito, diciamo, a questa discussione molto interessante. Allora, cominciamo da questo gap della digitalizzazione. Devo dire che quest'ultimo anno, ahimè, che ha portato tanto dolore, tanta tristezza, morti, non ne possiamo più, una cosa l'ha fatta, ci ha fatto fare un salto in avanti probabilmente di un decennio. Cioè, io ho tre figli, l'ultimo sta in quinta elementare. E l'anno scorso a marzo, quando praticamente siamo rimasti tutti a casa e quindi a scuola, avevano detto ok, dobbiamo attivarci con qualcosa di digitale. Ci sono le famose chat delle mamme, quindi io faccio parte di una delle chat. Le mamme erano disperate, non avevano idea di cosa fosse Zoom, di cosa fosse l'applicazione Google. Io devo dire che adesso queste mamme non sono diventate digital expert, ma di più. Nel senso che effettivamente, probabilmente una delle cose, positive, tra le pochissime, forse l'unica, è stato il fatto che noi, secondo me, abbiamo fatto veramente un grosso passo avanti. Del resto, io, diciamo, CEO di Sparkle, ovviamente faccio parte del gruppo Telecom Italia, noi l'abbiamo visto l'anno scorso, il traffico dati è cresciuto di oltre il 70%. Cioè, tutti avevano bisogno di dati, di broadband e la richiesta, quindi di connessioni broadband. Se noi l'anno precedente volevamo incentivare quindi il broadband e quindi molto spesso c'erano delle campagne di marketing per fare in modo che le famiglie passassero verso il broadband, devo dire che non c'era nessuna esigenza e erano, diciamo, non c'era tutta questa voglia. Adesso l'esigenza ce l'hanno tutti. Quindi questo in una sventura, secondo me, per l'Italia, adesso siamo ai passi col tempo, perché io prima sono arrivata in Italia nel 2018, quindi prima sono stata in Svezia e in California, quindi ho abitato nell'ultimo decennio in nazioni che effettivamente stanno avanti non solo col digitale, ma con l'innovazione. Quindi digitale abbiamo detto che quest'anno l'Italia praticamente ha fatto un grosso passo proprio per quanto riguarda la sensibilizzazione. Per quanto riguarda l'innovazione,
Io avendo avuto ruoli globali, quindi in queste, ho vissuto in queste due nazioni, ma avevo ruoli globali, quindi io avevo persone da tutto il mondo, quindi nei miei team di lavoro, e devo dire che praticamente i ragazzi italiani o diciamo, gli italiani non hanno nulla da invidiare per quanto riguarda creatività e innovazione e competenza alle persone che vivono all'estero. Quindi, da un punto di vista di competenza tecnica specifica, capacità di innovare, creatività, zero. Veramente gli italiani, io ho sempre avuto poi dei gruppetti in Italia, in questi team globali che c'avevo, e devo dire che non mi hanno mai deluso. Ovviamente c'è qualche cosa che non va, perché praticamente ci sono delle cose per cui la Svezia o la California, se parliamo di Silicon Valley, io abitavo e lavoravo in Silicon Valley, che invece hanno e che in Italia non abbiamo. Innanzitutto c'è l'accesso proprio economico, finanziario. In Silicon Valley, se c'hai un'idea, ma proprio un'idea, riesci a trovare qualcuno che ti finanzia l'idea per farlo diventare un prototipo. Non devi neanche avere un prototipo, quindi c'è questa ricchezza e questa voglia di investire in innovazione e voglia di mettere a disposizione soldi. Invece questa cosa ovviamente è un vantaggio perché i ragazzi giovani che stanno a scuola e hanno un'idea non hanno difficoltà di avere finanziamenti. L'altra cosa importante l'avete toccata prima, quando avete detto Roma-Napoli, probabilmente un'ora di treno dovremo lavorare di più assieme. E questo è il grosso problema un po' italiano. La difficoltà di fare sistema. Silicon Valley, quando noi parliamo di Silicon Valley, è un'area vastissima, cioè ci sono moltissime cittadine grosse, c'è Palo Alto, c'è Menlo Park, c'è Redwood City, c'è San Jose, e però noi la conosciamo come Silicon Valley, cioè tutti questi posti, Cupertino, dove c'è la Apple, fanno sistema insieme. Noi invece parliamo, che ne so, di Milano, parliamo di Torino, anche Milano e Torino sono due poli che sono vicinissimi, no? Però noi parliamo, diciamo, dell'innovazione di Milano piuttosto che dell'innovazione di Torino, piuttosto che di Bologna, oppure magari Roma, Napoli. Secondo me, invece, mettersi insieme è quello, cercare di fare sistema è quello che gli altri fanno molto meglio di noi. Ed è quello su cui praticamente dovremmo culturalmente fare un passo in avanti, perché è quello che veramente dà una marcia in più. Poi ognuno ha le proprie orgogli, ambizioni, quindi questo stare assieme significa fare tutti meglio e non fare tutti un poco di meno. Quindi secondo me, ripeto, competenze e creatività ne abbiamo da vendere, quindi mi permetto di dire che ne abbiamo, diciamo, anche di più dei paesi dove sono stata, però ci sono sia la facilità di accesso alle finanze, ai soldi, ai investimenti, che la capacità di mettersi insieme e creare un sistema più ampio. Queste sono le due cose dove l'Italia dovrebbe invece migliorare. Grazie, devo dire che nelle sue parole trovo conferma di alcuni dati che noi abbiamo evidenziato con un osservatorio che abbiamo fatto per tutto il periodo delle chiusure nei confronti delle imprese. In effetti anche noi abbiamo verificato questa accelerazione delle imprese che per non perdere i clienti, per continuare a lavorare con i propri collaboratori, per continuare a mantenere un'attività relazionale anche con le pubbliche amministrazioni, hanno utilizzato in gran massa il digitale e questo le ha cambiate, quello che dico io. Noi non cambieremo quando finirà il vaccino, ma noi già siamo cambiati durante questo anno. Abbiamo rotto, diciamo, una pigrizia e ci siamo resi conto che la tecnologia, è vero che ogni tanto va via la voce, va via l'immagine, però se utilizzata bene risolve più problemi di quanti ne crea. Ecco, questa è stata la grande esperienza che in effetti i piccoli imprenditori hanno avuto, quindi confermo, diciamo, questa sua affermazione. Io adesso passerei di nuovo a Giorgio. Allora, si diceva, allora il piccolo imprenditore vive di contesto. Nella sostanza, una parte importante del contesto in Italia è realizzata dalle pubbliche amministrazioni.
E io ho per anno, tra l'altro la Camera di Commercio è una pubblica amministrazione, diciamo. Poi noi siamo espressione del mondo delle imprese, però siamo pubblici amministratori in questo. E quindi per anni io ho sempre assistito a questo balletto, nel senso che si diceva, vabbè, ma il piccolo imprenditore non è digitalizzato, se noi gli facciamo i servizi digitali, lui entra in difficoltà e si arrabbia, e viceversa. Il piccolo imprenditore diceva, vabbè, ma io che mi digitalizzo a fare? Diciamo, intanto la pubblica amministrazione sempre dietro a uno sportello mi mette, quindi tanto vale che vado direttamente dietro lo sportello. Ecco, questa è una questione importante. Secondo voi la politica oggi è pronta per fare in modo che tutte le volte che un cittadino ha bisogno di un servizio, di un'informazione, sia in grado di dargli un'interfaccia semplice ma digitale? Perché anche qui il fatto che il digitale sia complicato è una cosa da sfatare. Noi dobbiamo utilizzare il digitale appunto per rendere semplice, diciamo, il contatto. Secondo te, Giorgio, siamo pronti? È questa una delle urgenze che dobbiamo fare per migliorare il nostro ecosistema? Domanda da un milione di dollari. Allora, sicuramente nell'ultimo anno e negli ultimi anni c'è stata un'attenzione grande. Prima si è partiti decisamente sull'attenzione alle infrastrutture, col piano banda larga nel paese, nelle regioni, che poi ha avuto, ahimè, una storia abbastanza vissuta, tempi di realizzazione non facili. Poi adesso si sta pensando ai servizi ed indubbiamente c'è qualcosa che si sta facendo. Io vedo con grande attenzione quello che sta accadendo con queste famose app per accedere ai servizi, l'app di identificazione, i servizi di identificazione del cittadino, per i pagamenti, eccetera, che sembra in un certo senso stiano costituendo i mattoni base, no? Le fondamenta per quelli che poi possono essere i servizi più avanzati della pubblica amministrazione. Ora il problema che emerge è che chiaramente siamo molto indietro, cioè nonostante che effettivamente si veda una positivissima attenzione a questi aspetti, in realtà siamo molto indietro. Tra parentesi, io vorrei sottolineare che l'innovazione della pubblica amministrazione non è soltanto quella dei servizi digitali, che peraltro, ripeto, è quella anche forse più facile da capire. Ma l'innovazione pubblica amministrazione sono anche le luci e i semafori intelligenti all'interno di una città, o la gestione dei parcheggi, o la gestione dei sistemi di trasporto pubblico, che, diciamo, non, che potrebbero essere oggi uno strumento di grande aiuto nei confronti delle limitazioni che noi abbiamo col Covid, che sull'affollamento dei mezzi di trasporto, eccetera. Quindi oggi la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni hanno una responsabilità enorme, hanno anche una potenzialità enorme, tant'è vero che vediamo dalle notizie che noi leggiamo sui giornali, sui siti web, vediamo che cosa succede quando il cittadino non ha l'SMS per portare diciamo, per andare a farsi la vaccinazione, ed è un problema grosso, così come invece i cittadini sono contenti quando ci sono quelle amministrazioni che riescono a farlo. E chiaramente qua non c'è un problema di essere primi o secondi o ultimi, perché qua chi è primo in un posto probabilmente ultimo in un altro, quindi sono sempre molto prudente. Non amo le classifiche, diciamo, amo l'impegno, devo dire. Allora, a mio avviso emerge che la pubblica amministrazione può avere un ruolo addirittura di guida, di crescita del paese. Ed in effetti, diciamo, gli strumenti come gli appalti innovativi, i pre-commercial procurement, eccetera, che sono pure previsti dal codice degli appalti, della legislazione italiana, dovrebbero essere usati molto di più, perché lo Stato, nelle sue varie forme, dovrebbe dare il buon esempio. Se abbiamo uno Stato che compra in innovazione, fa crescere il paese, fa crescere le imprese, fa crescere i cittadini. Il cittadino userà più. Perché abbiamo diciamo, delle basse competenze digitali nel 50% della popolazione? Perché non c'è bisogno di usarle. Il cittadino è bravo a usare lo smartphone, però in realtà lo usa per accedere su Facebook e non per accedere alla pubblica amministrazione, e le due cose dovrebbero essere equivalenti. Allora, in realtà, anche qua torniamo un po' a quel discorso che facevo prima della collaborazione.
La pubblica amministrazione si deve aprire all'innovazione, deve diventare anche permeabile al mondo delle start-up, degli spin-off accademici, al mondo della ricerca. Per esempio, qui in Campania abbiamo un'iniziativa molto interessante, che è una piattaforma di Open Innovation che è gestita dalla Regione Campania, che fa sì che le imprese, ma anche gli enti pubblici, possano mettere delle challenge di innovazione sulle quali poi si lanciano degli innovatori, i ricercatori, le start-up innovative, eccetera. Ecco, tutto questo si può fare e si deve fare, e secondo me sarebbe importante dare un segnale, per esempio, sui fondi del Piano Nazionale di Ricerca e Resilienza, diciamo, e perché secondo me è importante, per esempio, destinare una buona percentuale di questi fondi ad appalti innovativi, a cambiare il modo in cui la pubblica amministrazione offre servizi e crea infrastrutture. Se facciamo questo, creiamo quel circolo virtuoso che fa crescere l'intero paese. Grazie, grazie. Adesso una parola a Elisabetta Romano. È una domanda complicata, eh? Nel senso, normalmente nel mondo normale, che cosa accade? Che la formazione avviene nei cicli scolastici e del sapere istituzionali. Dopodiché il giovane va in azienda, il quale entra in contatto con l'esperienza dell'azienda stessa, che ne fa un ulteriore livello di formazione. Dopodiché il giovane, combinando il ciclo formativo più l'esperienza dei primi anni, eccetera, eccetera, è adeguato in termini di competenze per qualsiasi attività economica, sia essa amministrativa oppure tecnologica, eccetera. Allora, questo circuito si è rotto. Si è rotto perché con la rivoluzione digitale quelle competenze all'interno dell'azienda non ci sono. Non solo, ma l'esperienza rischia di essere un danno, perché l'esperienza all'interno delle aziende, penso soprattutto di quelle piccole, fa riferimento ad un mondo che non c'è più. Quindi c'è un deficit all'interno delle aziende italiane, ripeto, che sono prevalentemente piccole e medie. Quindi piene di grande buona volontà, capacità, eccetera, che però è in relazione ad un mondo e a competenze che sono finite. Il giovane che arriva, in qualche caso è addirittura lui l'elemento di novità e di innovazione. Quindi questa è la prima volta dove magari i figli insegnano ai padri, come si dice in questi casi, eccetera. Però devo dire che questa è più l'eccezione che la regola. Come possiamo portare invece dentro le aziende la formazione? Come possiamo fare in modo che anche gli imprenditori o chi già sta nel ciclo produttivo possa avere quegli asset formativi in grado di poter fare quel salto? Giustamente, Domandaccia, mi rendo conto che è una domanda un po' carogna, però diciamo questo è il tema. allora, innanzitutto l'esperienza non è mai un problema, quindi diciamo, dal mio punto di vista l'esperienza ha sempre un grosso valore. Ed è vero che l'esperienza ovviamente è importante, ma ci vuole qualche altra cosa. Quindi faccio un esempio un po' tecnologico, però per dire. Quando parliamo di artificial intelligence, di questi nuovi algoritmi tecnologici, è vero, abbiamo bisogno di persone, che ne so, i data scientist, chi ha studiato questi nuovi algoritmi, quindi ha studiato che cosa significa, no, fare diciamo, applicare questi nuovi algoritmi. Però il data scientist si deve accompagnare a chi è l'esperto della materia. Perché se vogliamo trasferire un certo know-how, una certa conoscenza all'algoritmo e per poi farlo migliorare l'algoritmo, noi quella conoscenza ce la dobbiamo avere, perché la persona che è esperta di algoritmo, se io devo fare un algoritmo per migliorare la ottimizzazione radiocellulare, quello che utilizziamo nel mondo delle telecomunicazioni, radiomobile, quindi la rete cellulare, come si ottimizzano vari parametri tecnici. Io posso prendere un ragazzo che si è specializzato in intelligenza artificiale, ma lo devo mettere vicino a un esperto che per anni ha fatto anche manualmente quel lavoro là. Quindi, da una parte la cosa è affiancare, non ci si sostituisce. Quindi,
anche nelle aziende più piccole, quello che facciamo nelle aziende grandi, ma anche nelle aziende più piccole, è l'innesto, come dice lei, magari di una persona, magari di una persona che porta una competenza specifica nuova e ovviamente la volontà di chi ha l'esperienza di affiancarsi e di evolvere. Quindi, da una parte, cioè, è quello che si fa anche, le aziende grandi fanno quelle, nel senso che assumono magari alcune, li chiamiamo change agent, cioè li inserisci in un gruppo di persone che hanno 30 anni di esperienza, 25 anni di esperienza, ma basta introdurre qualche agente del cambiamento per portare, diciamo, la trasformazione. Altre cose poi, secondo me, anche di nuovo le università, no? Gli istituti possono fare delle cose. Io quando ero in California, c'era un'organizzazione italiana che praticamente faceva una o due volte all'anno, organizzava un viaggio in Silicon Valley e portava aziende di media grandezza, quindi aziende che io per esempio non conoscevo, e però facevano questo tour in Silicon Valley e ovviamente tutti i manager italiani che stavano in Silicon Valley eravamo tutti precettati, quindi in qualche modo ci chiedevano proprio un po', diciamo, la cortesia di fare delle riunioni, quindi di parlare, di fargli vedere. Io all'epoca quindi lavoravo in Ericsson, questa multinazionale svedese, ma avevamo sede a un centro importante in California, facevo vedere tutto quello che facevamo di nuovo, e così succedeva in Apple e in tutte le società. Quindi, secondo me, di nuovo ci sono esempi, perché li ho vissuti io, no? Di organizzazioni che hanno cercato di dare una mano ad aziende più piccole che magari non riuscivano da soli. Quindi io penso che sicuramente le università possono, da questo punto di vista, contribuire, aiutare, o magari le pubbliche amministrazioni, quelle più sagge. Io devo dire una cosa, il professor Giorgio Ventre, io l'ho conosciuto quando, adesso, negli ultimi 2 anni, non lo conoscevo prima, quando vivevo in Italia, prima di andare all'estero. Loro sono proprio un esempio di persone sagge, con la voglia di fare, con la voglia di stare insieme, quindi il professor Ventre, c'è cioè l'assessore Fascione, cioè che ci sono tante persone con competenze diverse che si mettono assieme e la volontà di fare, e quindi sono riusciti veramente a costruire una cosa bellissima. Quindi secondo me ci sono diverse persone sagge in Italia, quindi secondo me, diciamo, queste iniziative anche che vanno un po' politiche e un po' universitarie potrebbero aiutare, per esempio, fare questi, diciamo, organizzare questi tour così come ero abituata ad ospitare quando vivevo in California. Grazie, soprattutto per aver riabilitato un po' l'esperienza, avendo io una certa età, diciamo, vedo riabilitato una delle poche cose più utili che ho. Allora, proprio nella parte finale del suo intervento, mi ha alzato la palla per la domanda da fare a Giorgio Lentre. Allora, tra l'altro io ho sempre considerato su questo terreno, Napoli, secondo me, più avanti di Roma, quale terreno? Il contatto tra il sapere e il saper fare. Nel senso, Napoli, anche grazie all'università, Federico II, ha fatto tra l'altro che Napoli è più produttiva di Roma, diciamo, noi siamo più orientati nei servizi. Diciamo, questo incontro è stato, diciamo, più facile. Noi siamo ancora un po' in difficoltà, pur avendo tantissima formazione universitaria. Pensate, Roma 40 atenei, 36.000 ricercatori, tutti i centri di ricerca nazionali sono qui, eccetera. Però noi, devo dire, l'incontro tra il sapere e il saper fare non ce la facciamo. Ultimamente, dal mondo imprenditoriale, e grazie soprattutto agli amici di Confindustria, è venuta l'idea di fare un politecnico pur diverso dai vecchi politecnici, un politecnico a rete, eccetera. Devo dire che abbiamo percepito una certa freddezza del mondo universitario, devo essere sincero, sull'idea del politecnico. Quindi, diciamo, fatichiamo
molto a fare questo. Noi però ci rendiamo conto che lo dobbiamo fare, anche perché tra l'altro, in effetti, i centri di ricerca del sapere, Roma ne ha infinitamente di più e più variegati di quante ne abbia Milano, diciamo. Quindi questa è una cosa che non ci mette un po' in imbarazzo. Allora, Giorgio, secondo te, tu ci hai indicato la strada campana, no? Tu hai detto, guardate che senza la politica, diciamo, no? Una politica che ha visione è difficile farlo, ma ecco, se ci dovessi dare un consiglio a noi, che consiglio ci daresti per raggiungere questo obiettivo? Allora, io non mi permetterei mai Senza perché farti Roma. No, nemici, senza farti nemici, diciamo. no, no, per l'amor di Dio, ma assolutamente, diciamo, no, vabbè, brutto. Roma è una città che ha, da questo punto di vista, un patrimonio di competenze e di risorse impressionanti, quindi ha un potenziale veramente incredibile, che credo sia molto difficile da trovare, non dico in Italia, ma in Europa e nel mondo, cioè proprio come tipo di come concentrazione di competenze e di capacità. Allora, io devo dire che la vita è fatta anche di fortuna e di opportunità. Potrei dire che Napoli nasce, la scuola di ingegneria di Napoli nasce con un approccio molto pratico, cioè forse non tutti sanno che la scuola di ingegneria di Napoli nasce per Gioacchino Murat, che crea nel 1811-1812, crea appunto questa scuola di Conte Strade, ma la porta la crea non a caso, cioè portando dei libri da Parigi a Napoli, e tra questi libri noi ce n'è uno che conserviamo gelosamente, che è l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, in particolare quella che è la parte centrale dell'enciclopedia, che è il dizionario delle arti e dei mestieri, che insomma tutti quanti noi studiamo a scuola come, diciamo, bandiera dell'illuminismo, ma in realtà è un documento tecnologico, scientifico incredibile, che voleva dare a un paese, la Francia, la possibilità di crescere andando a dire come si faceva dai tessuti alla spada, alle prime sostanze chimiche, eccetera. Allora, si potrebbe dire che la scuola nasce in questo senso qua, però in realtà la fortuna è stata quella che quando noi abbiamo cominciato a ragionare su quello che potevano essere le sfide di questo nuovo modo di fare insegnamento, cioè quello di portare Apple, per esempio, all'interno dell'università, non lasciarla fuori, ma portarla dentro, allora devo dire che siamo stati abbastanza pronti a capire che dovevamo integrare la classica formazione accademica, che va bene, va benissimo, e che chiaramente un po' si deve aggiornare, ma che va bene, integrarla con una formazione più pratica, più sulle competenze con le aziende. Quindi non vederla più in contrapposizione, come qualche volta ogni tanto vedo, diciamo, quando per esempio sono iniziative delle aziende che sembrano in un certo senso essere viste con occhio molto negativo e viceversa, se è ben chiaro. Ora, invece, io credo che secondo me l'esempio che possiamo dare, cioè il consiglio che possiamo dare, è quello di dire: lavoriamo tutti quanti, il mondo dell'università lavora a fianco al mondo delle imprese, l'impresa si fida dell'università, si deve fidare del potenziale formativo, del potenziale anche innovativo, e creare un modo nuovo di fare una formazione che non è più quella che comincia, diciamo, che si fa nei 5-6 anni del percorso di studi e poi si abbandona, deve essere una formazione continua. Deve essere una formazione che continua per tutta la vita professionale dell'individuo, che deve cambiare anche nelle modalità di erogazione, che non può essere più la cattedra, la lavagna, il PowerPoint, ma no, deve cambiare, perché deve essere una formazione che deve essere in grado di essere più vicina alle esigenze, ma anche al modo di ragionare dei nostri ragazzi. Ecco, questo probabilmente mi permetterei di dirlo, ma sono convinto, e so che sta accadendo assolutamente anche a Roma. Grazie, grazie. Adesso l'ultima domanda per Elisabetta Romano, dopodiché passerete al vaglio dei nostri ascoltatori che non so se saranno buoni come sono stato io. Allora, la TIM è una grandissima azienda internazionale. Roma ha la fortuna di avere tante aziende grandi internazionali che hanno sede a Roma. Io faccio sempre l'esempio, in questo caso, non so, della Fiat. La Fiat che ha un indotto dell'automobile a Torino, però l'indotto è rimasto, nel senso, è rimasto quel tipo di ricchezza. Ecco, la domanda che io faccio, com'è possibile, essendo io la Camera di Commercio di Roma, quindi guardo il mondo
partendo dalla mia città. Ecco, come possiamo migliorare oppure come potete voi aiutare la città di Roma a creare questo ecosistema, a questo trasferimento delle competenze, creare queste relazioni? Se avete esperienze magari in altri luoghi oppure progetti che magari da questo punto di vista stanno andando avanti e possono essere utili per la nostra città. Ma diciamo che io prima di agosto, quindi prima di diventare CEO di Sparkle, sono stata in Telecom CTO e capo dell'innovazione. Quindi c'era un gruppo che si chiama Team VCAP, che è proprio dell'Open Innovation di Telecom Italia, Open Innovation a cui si riferiva il professor Ventre prima, e abbiamo laboratori in giro per l'Italia e a Roma è uno di questi. Quindi ce l'abbiamo a Napoli, a Roma, Bologna, Milano. Quindi devo dire che noi come azienda abbiamo cercato di selezionare, diciamo, di selezionare varie città, ce l'abbiamo anche a Catania, quindi senza discriminazione geografica dal nord verso il sud, per cercare proprio in effetti di creare questo, io dico, circolo virtuoso tra azienda, università, start-up. E devo dire che dal nostro punto di vista, Roma ha risposto abbastanza bene, probabilmente Napoli ha risposto meglio, Catania pure ha risposto abbastanza bene, e quindi è veramente un discorso di ecosistema, nel senso che ognuno ci deve mettere il suo. Quindi noi con questa iniziativa era proprio mettendola in varie città, era mettere a disposizione quello che avevamo e capire come si riusciva a creare un ecosistema importante. Ce l'abbiamo a Torino e devo dire che il pubblico e il privato si devono incontrare, ritorniamo sempre lì, cioè quanto migliore la spinta tra pubblico e privato a lavorare insieme, ad avere anche un po' la lungimiranza, la saggezza, perché poi queste cose qua sono fatte di persone, cioè sono fatte di persone, gli incontri giusti tra persone che hanno la passione a far accadere le cose, quindi cioè non c'è una cosa, come devo dire, precostituita. Quindi la nostra esperienza è che probabilmente a Roma si può fare molto di più, ecco, devo essere sincera, nel senso che per quello che c'è a Roma, per quello che Roma offre, probabilmente se io penso alla mia stessa esperienza e quindi avere queste iniziative le stesse in varie città d'Italia, probabilmente Roma, insomma, mi sarei aspettata di più. Quindi ora che cosa succede, che cosa si può fare? Bisogna lavorare meglio insieme, e meglio insieme sono le università, sono pubblica amministrazione, sindaco, regione, perché poi insomma bisogna trovare le persone giuste che capiscono che non è, nessuno non c'ha la volontà, però ci sono persone che sono, sa, più lungimiranti, quindi capiscono che certe iniziative sono importanti portarle avanti perché sono importanti per il territorio. Quindi è trovare queste persone che hanno chiaro questo concetto, e là in effetti sono sicuro che come Telecom, come la nostra azienda, ci sono tante altre aziende che fanno la stessa cosa, e quindi devo dire che deve essere uno sforzo un po' di tutti quanti. E quando anche sul discorso della formazione, no? Il professore Ventre diceva non dobbiamo soltanto pensare ai corsi, all'università, come le immaginiamo. Sempre in California, per esempio, ci sono corsi di 3 mesi, di 4 mesi che si organizzano, ma la stessa Stanford lo fa, quindi proprio li chiamano postgraduate, li chiamano in maniera diversa, però sono cose più leggere, più veloci, che aiutano il fatto, anche quello contribuiscono praticamente alle nuove esperienze, alle nuove competenze. Quindi però dico, sono d'accordo sul fatto che secondo me Roma deve poter esprimere di più di quanto io adesso non abbia visto nella mia esperienza precedente. Adesso sono un po' più focalizzata verso l'estero, però penso che sì, diciamo, uno sforzo maggiore vada fatto. Grazie.
Primo, per aver rivalutato le persone sugli algoritmi, quindi è importante avere gli algoritmi, ma anche le persone giuste, Esatto. questo è un fatto positivo. Condivido anche io che se pensiamo ad una formazione per l'impresa, l'imprenditore si forma fino al venerdì. Se il lunedì è in grado di mettere in circolo quello che sa, e quindi probabilmente i cosiddetti corsi di 3 mesi sono quelli forse più utili in un'impresa perché sono commisurati ad un problema, che è il modo con cui pensa un imprenditore, un problema, un'opportunità, la devo aggredire per quello che è, e quindi corsi di questo tipo si possono fare. Bene, Massimiliano, io ho finito le mie domande, credo che possiamo dare la possibilità di fare domande anche ai nostri amici che ci stanno seguendo. Sì, ci stanno seguendo e arrivano parecchie domande, cercherò di condensarle perché sono tante. C'è una domanda di Giovanni che è rivolta a tutte e due, parto da Giorgio. Le aziende italiane vogliono investire in formazione? La domanda ha un tono, diciamo, perentorio, però è un po', diciamo, è il momento proprio principale per questo. Qual è la volontà, Giorgio in particolare di te, ma poi Elisabetta, che è un amministratore delegato di una grande azienda, la volontà di investire in formazione per i propri dipendenti, per far crescere? Tu poi lo dico perché tu, come dire, incontri quotidianamente tante aziende, ecco. No, credo che negli ultimi anni c'è stato un cambiamento radicale nella prospettiva. Peraltro un cambiamento che ho visto nascere anche in altre componenti del tessuto sociale del paese. Per esempio, ho visto con grande attenzione quello che alcuni, addirittura il sindacato in certi fatti, ha cominciato a considerare, quello di includere la formazione come un diritto del lavoratore, che secondo me mi sembra un fatto molto importante. Allora sì, sicuramente c'è un cambiamento, dipende molto dagli ambiti tecnologici, sicuramente tutto quello che è il mondo legato alla manifattura, al digitale è sicuramente più attento, più disposto, però purtroppo la formazione è fondamentale per tutti, perché diciamo, la formazione è la condizione necessaria per fare innovazione. E quindi allora se oggi abbiamo capito che oggi le aziende se non innovano muoiono, evidentemente allora l'algoritmo ci dice che se non formano i propri dipendenti, le aziende corrono il rischio di non poter innovare. Quindi c'è un cambiamento, ma bisogna insistere di più su questa direzione. Beh, io sì, rispondo che è fondamentale, quindi devo dire questo sia adesso Sparco, l'azienda che guido, ma il gruppo Telecom Italia, ma in tutte le aziende dove sono stata, devo dire che l'attenzione alla formazione è stata elevata. Noi abbiamo le persone che ce lo chiedono, ma noi stessi assolutamente siamo interessati perché quel cambiamento il connubio tra esperienze e nuove competenze passano attraverso la formazione di tutti. Ma un esempio semplicissimo, cioè introdurre il concetto dell'automation in un'azienda, e cioè l'automation anche quello, insomma, non è una cosa complicatissima, ma ha bisogno di, diciamo, di attraversare alcuni cambiamenti che sono anche in alcuni casi culturali, perché non è sempre una competenza tecnica, molto spesso è proprio di attitudine culturale, però per noi è fondamentale, quindi c'è un grossissimo impegno ed interesse affinché le persone che siano i nostri impiegati, collaboratori in azienda possono accedere e usufruire a competenza, training. E molto spesso il training, che ne so, vi faccio un esempio, LinkedIn, che è un social network, ma LinkedIn, per esempio, anche quella è una fonte, ci sono tantissimi corsi che sono organizzati lì, che sono proprio quelli veramente del fine settimana. E che in alcuni casi sono efficaci ed efficienti. Quindi per me formazione non bisogna essere snob, ma formazione va vista a 360 gradi. E adesso nel mondo nuovo, ripeto, ci sono tante sorgenti di formazioni anche molto immediate che hanno un loro valore. Grazie. Le domande ormai c'ho la chat che sta scoppiando, quindi le rivolgo a tutte e due perché riguardano tutte e due, quindi quando le faccio una credo sia. C'è un'altra domanda in chat che in realtà è un condensato di più domande che faccio io.
Processi produttivi, big data, sempre più tecnologia, sempre più presenza di, diciamo, macchine intelligenti anche all'interno delle aziende. Creatività e intelligenza emotiva rimangono un elemento imprescindibile, comunque, come diceva prima Elisabetta e come ha ricordato anche Giorgio. Mi chiedono quali sono le top skill del futuro, hard skill, soft skill, parliamo sempre di questi due termini, in realtà, come dire, dov'è che un ragazzo si deve andare a specializzare nel futuro o una persona che già lavora in una piccola impresa? Giorgio e poi Elisabetta. Allora, direi di allora io È un rimango pubblico con difficile, Giorgio. abbastanza, cioè, grazie, ti sono grato, diciamo. No, allora io rimango, diciamo, dell'idea che oggi più che mai l'ideale di una liberal education, come direbbe un anglosassone, è quello più importante da perseguire. Cioè, nel senso, quello di avere la capacità di studiare, di essere in grado di specializzarsi, chiaramente se parliamo in ambito della tecnologia digitale, appunto di scendere in verticale su questi temi, sicuramente quella della capacità dello sviluppare il codice, del machine learning, della capacità di comprendere e sviluppare algoritmi, eccetera. Però l'aspetto importante è quello di ricordarci che noi in un mondo di macchine dobbiamo essere sempre più umani, cioè dobbiamo essere sempre più in grado di avere un processo cognitivo completo, maturo, equilibrato, con delle competenze relazionali e fondamentali. Quindi credo che secondo me, ripeto, peraltro diciamo, oggi si usa il termine liberal education, quando ci dimentichiamo del termine liberal deriva da liber, che è latino, cioè nel senso che perché è un'educazione di una persona che vuole essere libera di poter avere un proprio ruolo in una società. Quindi su questo. Elisabetta, lascio a te. Sì, allora io parlo un po' più forse dell'aspetto di attitudine, quindi secondo me. L'attitudine al cambiamento è fondamentale perché allora, le competenze sono delle competenze specifiche, poi sai, ci sono vari settori, quindi chi vuole l'aspetto più tecnologico, medicina, insomma, è un po' a 360 gradi. Però secondo me la cosa importante è avere quella giusta curiosità e capire che il cambiamento è una routine quotidiana, cioè non è che ogni tanto avviene il cambiamento, quindi affrontare il cambiamento con positività. È molto importante. E poi io mi permetto di dire che molto spesso sento il discorso fuga dei cervelli. Io dico, ma lasciamoli andare un po' sti cervelli, nel senso che l'idea che le persone vanno all'estero, io l'ho fatto da laureata, me ne sono andata subito all'estero, poi sono tornata, poi sono riandata, poi sono... perché secondo me la curiosità, il fatto di conoscere altri modi di fare, di pensare, altre culture, ti arricchisce per definizione, quindi non dobbiamo avere paura di lasciare andare i ragazzi fuori e poi diciamo magari ritorneranno o resteranno. Quindi secondo me questo discorso della conoscenza un po' a 360 gradi delle altre culture, degli altri approcci al lavoro, allo studio, secondo me è un valore molto importante. Grazie. Io ho altre tre domande, quindi vi chiedo di essere, cioè tre domande che sono il condensato di tante, quindi vi chiedo di essere veloci. Dario, creare presenza pubblico e privato nei luoghi di innovazione, università, scuole, è fondamentale per accorciare la filiera e i percorsi di realizzazione dell'high tech. Quindi fare programmi insieme coordinati e finalizzati su filoni, idee e innovative. È il momento giusto? Lo chiediamo a tutte e due. Fondamentale, noi abbiamo qua la fortuna, per esempio, abbiamo inaugurato qualche giorno fa un hub di innovazione per Ferrovie dello Stato che sta sotto il piano sotto dove abbiamo la Apple Academy a fianco agli spazi occupati da TIM con Working Capital e al piano di sopra dove c'è. Basta Giorgio, ci stai facendo rientrare tutte Fondamentale. quelle gelosi, diamo, dai, scherzo. Elisabetta, a te. Sì, fondamentale, fondamentale il momento giusto, quindi bisogna cercare iniziative di questo tipo. Queste sono quelle che portano avanti iniziative e fanno realizzare le cose. Grazie. Vado, Fabio, la sensazione che registriamo da imprenditori è che fino a quando la persona è vista come attore del processo e non come destinatario del servizio, non ci sarà tecnologia o infrastruttura che tenga. Cosa ne pensate di questo?
Cioè, bisognerà cambiare anche i processi? Eh beh, allora, questo secondo me è fondamentale, cioè nel senso che, specialmente questo nella pubblica amministrazione, io lo vedo, per cui io ho la fortuna o sfortuna di essere anche direttore di un dipartimento universitario e per me, per fare un bando, per far selezionare un assegnista di ricerca, devo fare 1 metro cubo di carte, follia pura, cioè non, quindi insomma, cioè, chiaramente obblighi di trasparenza, di equità, di correttezza, ma non è che aumenta col peso della carta che è coinvolta, insomma. Quindi sì, su questo sì, credo anche nel mondo privato. Diciamo che la trasformazione, perché noi qua parliamo di trasformazione, normalmente sono tre le componenti di una trasformazione: sono gli strumenti, tools, insomma, strumenti in italiano, processi e persone in termini di cultura, organizzazione. Li ho detti in ordine, diciamo, dal meno difficile al più difficile, perché software, strumenti, alla fine non è molto complicato, parliamoci chiaro. Processi vanno cambiati, perché se vuoi cambiare, se vuoi introdurre una macchina nuova che fa, diciamo, delle cose in maniera più veloce, i processi vanno cambiati. Il vero problema è cambiare, diciamo, è un approccio culturale, perché se devi cambiare le cose, cioè se devi utilizzare gli strumenti in maniera diversa, in maniera più efficiente, vuol dire che devi farlo in maniera diversa e tendenzialmente le persone sono molto legate alle loro abitudini. Quindi se io per 10 anni ho usato quella macchina in quel modo, ho avuto quell'output in quel modo, cioè voglio continuare a vedere la stessa schermata, voglio continuare a vedere le stesse cose e questo non è possibile. Quindi nella mia esperienza di trasformazioni di aziende, quest'ultimo aspetto è il più complesso perché c'è talmente tanto, diciamo, paura, anche del proprio ruolo in azienda, del proprio ruolo, su questi processi, per cui molto spesso sono l'ostacolo numero 1. Quindi quello è dove bisogna lavorare di più. Allora, sì, vado con le ultime domande, poi ricordando una cosa, io Giorgio mi fa piacere che, lo dico adesso, abbiamo superato i 200 iscritti all'Hackathon di Napoli, quindi l'Hackathon che faremo insieme con voi, quindi questo significa che, diciamo, c'è forte animazione e spinta nello sperimentarsi con cose pratiche, poi le aziende mettono in palio le challenge, sono cose pratiche, quindi mi fa piacere dirlo in diretta. Vado con Giuditta, vorrei chiedere ai relatori cosa pensano delle opportunità del fondo competenze come elemento di incentivazione alla formazione e poi chiudo con Paolo che in realtà diciamo, conferma la cosa, dice ma perché quando si fa la formazione non si tengono in considerazione le esperienze all'interno all'azienda, anche al di là dell'idea anagrafica, quelle di mettersi, c'è gente che si vuole rimettere in gioco. Io poi chiudo ringraziandovi e poi, Presidente, dopo le risposte lascio la parola a te perché abbiamo, diciamo, sforato di un minuto rispetto al format. Allora, sul fondo competenze mi sembra un'iniziativa molto importante, quello che dicevo prima. Secondo me, diciamo, quando addirittura il sindacato ritiene che la formazione sia un diritto del lavoratore, allora lo Stato deve dare il buon esempio. Il fondo competenze mi sembra una cosa molto importante, bisogna fare in modo che chiaramente bisogna insistere. Io sono dell'idea che, per esempio, alcune iniziative che sono nate in Italia e notevolmente per il sostegno e il supporto alle aziende in crisi oggi dovrebbero essere obbligatoriamente connesse a supporto a innovazione e formazione. Cioè ipotizzare un sistema, un meccanismo da cassa integrazione senza affiancarlo a un meccanismo di innovazione dell'impresa e di formazione dei dipendenti significa che tu vai a mettere un cerotto sulla diga che sta crollando e dopo un po' di tempo il problema si presenta. Insomma, quindi questa è la cosa. Elisabetta, a te e poi la parola al Presidente. Allora, il fondo assolutamente importantissimo, secondo me quella è una spinta, perché certe volte per fare le cose le spinte aiutano, quella secondo me è una spinta importante, quindi è fondamentale. E per quanto riguarda l'esperienza, l'ho già detto, è importantissima, l'esperienza quella non la dà nessuno, non è che se si studia all'università, anche se si studia nelle università migliori di questo mondo, l'esperienza è una cosa che veramente è preziosissima, ha valore. Se l'esperienza è accompagnata dalla curiosità di persone che vogliono ancora imparare, perché bisogna imparare ogni giorno,
Quello diventa formidabile. Secondo me, praticamente a 100 anni si riuscirà ancora ad imparare e a contribuire. Presidente, a te la parola. Andremo a visitare Sparkle, così capiremo in realtà cosa fanno in giro per il mondo, una delle aziende, diciamo, top tra le italiane. E così la curiosità. A te la parola, Lorenzo. Sì, voglio chiudere con un concetto sollevato da Elisabetta Romano, che credo che sia quello principale dal punto di vista della difficoltà culturale che noi abbiamo. Lei ha detto spesso, quando c'è il cambiamento, la gente ha paura, diciamo, il concetto della paura. Noi dobbiamo convincere che è vero che tutte le volte che cambiamo c'è una paura dell'incertezza di come le cose cambiano, però è anche vero che con la formazione, se apprendiamo nuove competenze, noi saremo persone diverse e in genere, dietro un percorso di competenza e di formazione, saremo delle persone diverse migliori. Ecco, noi questo è il messaggio un po' che dovremmo dare, non soltanto alle giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, ma anche a quelli che già lavorano, diciamo, che probabilmente sono i più tenaci nel resistere ai cambiamenti. Di questo ne abbiamo bisogno. Io mi rendo conto che tutte le volte che l'Italia ha superato questa paura ha dato delle performance straordinarie, diciamo, perché poi una volta liberati da questi timori, in effetti siamo in grado di dare al paese, ma anche al mondo, diciamo, delle bellissime notizie, delle bellissime situazioni. Ecco, direi che con questa, diciamo, speranza vorrei chiudere un po' questa cosa. Adesso siamo nel periodo di Pasqua, che è un periodo di cambiamento, la primavera, quindi diciamo, è proprio, stiamo sommando cambiamento su cambiamento. Sta per finire, cosa che mi auguro, ma sono anche certo, che tra qui a 1 o 2 mesi potremo forse cominciare, se non dico a chiudere, a socchiudere questa fase difficile che ci ha creato la crisi pandemica e quindi ci deve trovare pronti per la ripartenza, perché di questo tutti hanno bisogno, noi, le nostre famiglie, insomma, e anche il paese. Detto questo, un augurio veramente di cuore ai nostri graditi ospiti, Elisabetta Romano e Giorgio Ventre, un augurio di buona Pasqua a tutti quanti, anche ai nostri familiari e a tutti gli amici che ci hanno seguito. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi, auguri a tutti, auguri. Ciao Giorgio, ciao Elisabetta. Ciao, ciao, ciao Sì. Di Presidente. nuovo arrivederci.